BMC Motostore, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. Motoshop 2000 e CDM Motors. Prima, via Orazio 73. Moto e Moto, via Ripuaria 225, a 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Circuito del Sele, teatro del secondo appuntamento del Trofeo Supermotard Centro Sud, organizzato da Maurizio Lucarini. Maurizio, un bilancio di questa splendida avventura che oggi ha avuto come scenario questo circuito. La giornata è uscita bene, è uscito il sole, la bella cosa, nessuno si è fatto male. E 58 partenti alla via qui alla Battipaglia. Pensavo che l'affluenza era di meno perché scendevamo un po' dalla gara di Viterbo, molti regioni del Lazio, Abruzzo, Toscana non scendo perché era molto lontano per loro, però anche i locali qui della Campania sono scesi, Matarazzo e anche altra gente che si è messa in luce. Sono contento anche di questo perché il nostro campionato, come quello campano, funziona bene e facciamo bene allo sport e anche ai ragazzi, perché danno loro luce al campionato, perché se non ci fossero loro il campionato non esisterebbe, no? Ovviamente. E allora grazie anche a loro perché hanno fatto una bella gara, una bella giornata, poi è uscita bene e noi abbiamo fatto in modo che tutto filasse liscio per della giornata. Paola e Sonia, giustamente le pioniere di questa categoria, un commento a caldo. Terribile, difficilissimo, ma troppo divertente. Ricordiamo che Paola è la prima classificata. Sonia, tu vuoi dire qualcosa? Sì, è stata molto molto più difficile per Paola, perché oggi veramente non riuscivo proprio a trovare il feeling con questa pista. È stata proprio una gara veramente faticosissima. Bravissimo David Bastari, primo classificato S6. Un commento a questa gara? Ma una giornata partita perfettamente, Paul, vittoria in gara 1 in gara 2 e la seconda manchia è stata davvero sofferta, grazie a Ivano che mi è stato sempre dietro fino alla fine. Bravissimo Fabrizio Rienzi, primo classificato S3. Oggi è stata una bella giornata, gara 1 purtroppo qualche piccolo problema tecnico con la moto, ma comunque tutto a posto. Sarebbe stato bello se la gara fosse durata un po' di più, in quanto stavo per riprendere il primo. Comunque la gara è finita bene, gara 2 invece una bella partenza con una bella gara, senza combattimenti con gli altri, diciamo. Ringrazio molto il mio team che mi ha sempre preparato la moto bene. Ringrazio inoltre i fratelli Lucarini per l'organizzazione di questo trofeo. E domenica prossima siamo al campionato italiano e speriamo vada bene. Giovanissimo Emanuele Maccariello, vincitore della S5 oggi. Emanuele, un commento. Beh, vista nuova, molto bella, sterrato, un bello sterrato. E siamo arrivati qui sabato, abbiamo provato poco la pista e ha vinto anche la categoria Young. Sono molto soddisfatto e che dire, speriamo di vincere anche la prossima. Allora, è la prima volta che gareggio in questo trofeo, mi sono iscritto all'S4 perché il livello è molto alto. Infatti stamattina con le prove mi hanno messo in dura difficoltà. La cosa che mi ha soddisfatto è che abbiamo corso insieme alla S1. E i tempi erano gli stessi, in gara 2 ho fatto anche il miglior tempo in gara, quindi sono molto soddisfatto. L'organizzazione è bellissima, funziona tutto in una maniera corretta, è stata comunque una bellissima giornata, soddisfatto per il primo posto, però forse potevo fare qualcosa di meglio in gara 2. Paolo Salmaso, primo classificato categoria S1, una grande vittoria, dici tutto. Ah, bellissima gara, niente, complimenti per l'impianto, insomma molto contento perché è un buon test per l'italiano di Latina del 17, quindi se iniziamo così speriamo vada meglio addirittura, cioè almeno come è andata oggi.